Sant'Antonio nasce a Qom, in Egitto, intorno al 251 e figlio di agiati agricoltori cristiani. È considerato il santo protettore degli animali domestici e del bestiame e proprio per questo motivo viene raffigurato vicino a un maialino che porta al collo una campanella. Questa particolare festa, oltre a ricordare gli animali e la vita del santo, scandisce anche il tempo tra le semine e raccolti in agricoltura. Anche Fano si è preparata per questa ricorrenza. Fin dalle prime ore tantissime persone hanno riempito piazza 20 settembre con più di 200 animali che assieme ai propri padroni hanno fatto la loro figura. Non solo cani, ma anche muli, caprette, piccioni e porcellini d'India. A concludere il tutto 20 bellissimi esemplari di cavalli che hanno sfilato lungo il corso e fatto tappa al centro della piazza. Anche il tempo ha fatto la sua parte, regalando così una mattinata di sole rispetto allo scorso anno, dove una fitta nevicata aveva impedito il regolare svolgimento della manifestazione. Dopo la benedizione dell'anno scorso, che c'è stata una bufera proprio durante la benedizione, quest'anno invece c'è stato il sole, vuol dire che probabilmente ce lo siamo meritato di più che l'anno scorso. Moltissima gente, moltissimo pubblico, anche molti cavalli, quindi meglio di così non si può. L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Giacche Verdi e dall'Associazione Cinofila Salvataggio Mare K9 in collaborazione con Fidomania e col patrocinio del Comune di Fano. È sempre un momento molto bello di unità, di condivisione, perché comunque ormai l'animale è parte integrante della nostra famiglia, per cui tutti hanno il piacere a viversi questo momento, a ricevere la benedizione, a prendersi il panino, i biscotti, ormai è un rito, quindi l'appuntamento è per il prossimo anno qui in Piazza Fano. A svolgere il rito di benedizione, padre Silvano Bracci, dove ricorda che gli animali non erano importanti solo al tempo di Sant'Antonio, ma lo sono ancora tutt'oggi con l'amore e la fedeltà che ci dimostrano. Noi chiediamo a Sant'Antonio che ci dia una mano all'amore per la natura, così come è uscita dal cuore di Dio e come si è evoluta. L'uomo ha sentito la bellezza della natura e addomesticando gli animali di grossa taglia, pensando appunto ai cavalli, ai buoi, eccetera, ha sentito anche l'utilità di questi. Sono diventati amici dell'uomo, poi quelli più piccoli, cominciando magari dalle pecore, lana, latte, eccetera. E poi ecco gli animali, quelli che sono di compagnia adesso. Cerchiamo di rispettarli sempre e comunque, proprio perché possono essere per noi un sollievo. Pensiamo a quanti malati sono sollevati anche dalla presenza di questi piccoli animali. Che Sant'Antonio aiuti i cristiani, ma anche gli animali eletti. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case e sugli animali che ora presentate qui. A conclusione poi della celebrazione sono stati distribuiti biscotti per cani, pagnotte di pane e carote per cavalli. Tutto rigorosamente benedetto.